Ciao a tutti, in questo video parliamo dei sintomi delle malattie. Sono quei segnali che ci dicono che qualcosa non va nel nostro corpo o nella nostra mente. Se li riconosciamo, possiamo contattare il medico prima che la malattia diventi più grave. Tosse. La tosse può essere secca oppure grassa, con catarro. In caso di catarro, il suo colore può dare informazioni sul tipo di malattia. Se contiene tracce di rosso, potrebbe indicare la presenza di sangue nelle vie respiratorie. Contatta immediatamente il medico. Brividi di freddo, dolore alle ossa. I brividi sono un sintomo che si presenta in alcune malattie, come l'influenza. Comunicalo al tuo medico. Febbre. La febbre dice che la nostra temperatura corporea è aumentata. È una forma di difesa del nostro organismo, che in questo modo crea condizioni sfavorevoli alla vita di virus e batteri. La febbre si misura attraverso un termometro, che puoi comprare al supermercato o in farmacia. Quando la temperatura sale oltre i 37,5 gradi, meglio contattare il medico. Mancanza di appetito. Se non stai molto bene, potresti non avere voglia di mangiare. A volte succede anche se si è tristi o preoccupati. Se la mancanza di appetito va avanti per molto tempo e perdi peso, senti il tuo medico. Per misurare il tuo peso puoi procurarti una bilancia, pesarti in una farmacia o in un ambulatorio. Nausea e vomito. La nausea è la sensazione di malessere allo stomaco che può venire prima del vomito. Il vomito fa risalire dallo stomaco il cibo e i succhi gastrici. È spiacevole, ma a volte, dopo aver vomitato, ci si può sentire meglio. Se vomiti, ricorda di bere a piccoli sorsi acqua o tè, in modo da non rimanere disidratati, cioè con poca acqua nel corpo. Diarrea. La diarrea è l'espulsione di feci liquide. È acuta se dura meno di 2 settimane. Può diventare un problema se porta a perdita di peso o a disidratazione. In questo caso bisogna bere acqua per tornare a una situazione di normalità. Quando soffri di diarrea, nausea, vomito, evita frutta, latte derivati, formaggio, yogurt, carne, gomme da masticare, caffè e bevande zuccherate. Tristezza, pianto frequente, preoccupazioni. Se sei triste, preoccupato, se piangi spesso, potrebbe esserti d'aiuto parlare con uno psicologo, che può aiutarti a capire come ti senti e a trovare delle soluzioni. Alterazione della vista o dell'udito. Se senti dolore o un fischio nell'orecchio, comunicalo al tuo medico. Alcuni disturbi possono essere un allarme per malattie più gravi. Lo stesso vale se vedi male. Potresti avere bisogno di un paio di occhiali. Il tuo medico può prescriverti una visita con uno specialista. Mal di denti. Il dentista è lo specialista che può capire le cause del tuo mal di denti. Le carie possono essere una delle cause. Se non curate, formano buchi nei denti molto dolorosi. Lava bene i denti con spazzolino e dentifricio dopo i pasti. Spazzola dall'alto al basso tutti i denti. Evita cibi zuccherati, dolci, caramelle, miele, eccetera. Mal di pancia o mal di stomaco. Il mal di pancia e il mal di stomaco possono essere causati da qualcosa che hai mangiato. Durante la digestione, dopo i pasti, potresti sentire un bruciore allo stomaco o dei brontolii. Se hai mal di stomaco o mal di pancia, evita cibi acidi difficili da digerire, come caffè, pomodoro, peperoncino, limone, peperoni e cibi fritti. Se continua o peggiora, senti il tuo medico. Mal di testa. Può essere causato da diversi fattori, come stress, stanchezza, problemi neurologici, cadute e altri fattori. Può essere accompagnato da fastidio nel sentire rumori o guardare direttamente la luce. Proprio perché è un sintomo comune, rischia di essere sottovalutato. Non dimenticare però di parlarne con il medico. Speriamo che le informazioni contenute in questo video siano state utili. Se hai dubbi o se hai bisogno di un aiuto, puoi contattare gli operatori del progetto START.